Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo smanicato peloso ai ferri che io trovo veramente caldo e avvolgente. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Linea Furfur che è 100% micofibra, però come potete vedere è pelosa, quindi effetto un po' pelliccia, e ogni ciambella è da 200 grammi e misura 280 metri. Io per realizzare il mio smanicato ho utilizzato un'intera ciambella e me ne è avanzato un bel po' della seconda, con il quale realizzerò dei manicotti. Avevo pensato a un coprispalle, ma poi mi sono detto che forse risultava troppo caldo e quindi indossandolo sopra a questo, e quindi penso che farò dei semplici manicotti. Se dovessi farli, naturalmente vi farò un video tutorial per mostrarvi come realizzarli. Come sempre in descrizione vi metterò il link della merceria Coletti, da cui potete acquistare il mio stesso filato, ossia questo colore che mi vedete indossato, ma ci sono anche altri colori. Io ho qua già lo sfumato del rosa con il rosso e il verde, e quest'altro sfumato dove ci sono moltissimi colori. Sono ancora indecisa cosa fare, ma penso che con questo rosa sfumato con il verde farò un vestito molto simile a questo, però più lungo e con il collo molto più alto e largo. Devo ancora decidere, ho varie idee in mente che cercherò di mettere un po' in chiaro prima di passare ai prossimi progetti. Però concentriamoci sul nostro smanicato. Allora, si lavorano due pezzi, quello avanti e quello dietro, con i ferri del numero 6. Io ho montato 60 catenelle. Naturalmente, per chi deve fare delle taglie più grandi, deve andare a aumentare le catenelle iniziali. Come potete vedere, la maglia qui sembra che io abbia fatto delle diminuzioni. In realtà non è così. È il filato che tende molto a cedere addosso al corpo. Io ho lavorato sempre i ferri a diritto, quindi per tutta la lavorazione si lavorano sempre solo i ferri a diritti, e non ho fatto alcuna diminuzione dal basso fino ad arrivare agli scalfi. Quindi vedete che il filato cede e tende a seguire il proprio corpo, quindi si stringe e si allarga da solo. Una volta arrivata agli scalfi, io ho diminuito 5 maglie per creare gli scalfi. Chi è taglia M ne diminuisca 7-8, chi è taglia L anche 10-11. Tenete presente un po' com'è il vostro fisico. Una volta poi raggiunta l'altezza delle spalle, a me mi sono serviti 26 giri per poter arrivare, ho chiuso 8 maglie, e queste 8 maglie vanno bene anche per chi è una taglia M. Per chi è una taglia L le vado a chiudere un po' di più, quindi 10-11. Sono andata poi a creare il collo. Come vi ho detto, questo filato tende a cedere al corpo. Io non volevo un collo alto perché sapevo che sotto avrei indossato dei lupetti con il collo alto, quindi per fare il collo io ho fatto soltanto 12 giri che si sono abbassati creando questo effetto qui rotondo, quindi sembra che il collo sia rotondo. In realtà non è così, ho lavorato sempre a diritto, non ho fatto alcun tipo di lavorazione, è proprio il filato che tende a cedere. Quindi se voi volete fare il collo più alto, perché sotto voi indossate dei lupetti senza il collo, allora potete andare a fare invece di 12 giri come ho fatto io, fare 24, se no addirittura 30 giri per avere il collo molto più alto che vi arrivi fin quassù. Bene, spero che questa lavorazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul mio blog www.incentandoconelsa, o sul mio account Instagram mettendo l'hashtag Incentando con Elsa o taggandomi proprio con Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro smanicato con i ferri, ho deciso di utilizzare della Mistrico Filati il Furfur, che è 100% micofibra, ma come potete vedere è pelosa. Allora, io utilizzerò i ferri del numero 6 e ho montato 60 maglie. Per chi deve fare delle taglie più grandi, mi raccomando, vado ad aumentare di più. Non è indispensabile un multiplo, perché la faremo molto semplice questo smanicato, proprio per poter iniziare a capire bene come funzionano i ferri, le diminuzioni per creare gli scalfi e così via. Quindi mi raccomando, diciamo che per una taglia M aumentate di 10 maglie, per una taglia L aumentate di 20. Adesso noi stiamo facendo la parte avanti, che poi sarà uguale a quella dietro, quindi ho montato 60 maglie, e ripeto, per chi deve fare delle taglie più grandi vado ad aumentare di 10, 20 e così via, o anche di più a seconda di quanto la vuole larga. Montate le nostre 60 maglie, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo. Noi lavoreremo tutti i ferri a diritto, quindi andiamo a fare il nostro primo ferro e io andrò a lavorare, come vi ho detto, tutte le maglie a diritto in questa maniera.
Quindi niente di complicato, sarà uno smanicato molto semplice e sarà particolare per via di questo colore che ho scelto, che come potete vedere è molto sfumato, e per il fatto che ha il collo un po' alto. Quindi ripeto, primo giro tutte le maglie a diritto in questa maniera. Sto per terminare il mio primo ferro e lavoro quindi anche l'ultima maglia a diritto. Secondo ferro, mi inverto e vado di nuovo a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi ripeto, io lavorerò sempre tutte le maglie a diritte. Adesso io sto facendo la parte inferiore, quindi farò tanti giri quanto mi serve per arrivare a fare poi lo scalfo delle maniche. Quindi io vi dirò alla fine quanti giri ho fatto. Mi raccomando, voi segnatevi su un fogliettino, se lo dovete fare più lungo, quanti giri fate per arrivare allo scalfo, perché poi dovrete ripetere lo stesso numero di giri anche per fare il pezzo dietro. Quindi ripeto, io adesso sto facendo il secondo giro e farò la maglia tutti a diritto e lavorerò sempre tutti i ferri a diritto fino ad arrivare agli scalfi, e vi dirò quanti giri ho fatto io e naturalmente quanto in centimetri mi misura. A quel punto andremo a realizzare gli scalfi per le nostre maniche. Dunque, io ho ripetuto il motivo, ossia il ferro a diritto, per 66 volte per arrivare a fare quindi lo scalfo per le maniche. Naturalmente, se voi volete la maglia più lunga, fate più giri, vi consiglio a meno di farne 70 se la volete lunga stand. Io non la voglio molto lunga perché, come vi ho detto, deve essere qualcosa che vada sopra a delle maglie a maniche lunghe, quindi anche se la maglia si vede sotto mi va benissimo. Quindi 66 giri per me vanno bene, però se voi la volete standard arrivate almeno a 70 giri. Arrivati quindi a questo giro, io comunque me lo segno in modo tale da avere, da per fare il pezzo dietro uguale. Quindi ho fatto 60 maglie, io ho fatto 66 giri. Adesso devo andare a fare i miei scalfi, quindi andrò a fare delle diminuzioni per poter fare gli scalfi. Mi avvicino con la telecamera in questa maniera. Benissimo, io andrò a diminuire 5 maglie, perché una taglia M ne vado a diminuire 7, perché taglia L ne vado a diminuire 9, se non anche 10. Dovete tenere presente un po' quanto volete questi scalfi siano belli larghi. Io preferisco farne 5 perché sapete, io ho delle braccia piccole, quindi non mi serve fare scalfi molto larghi. Quindi vado a diminuire 5 maglie in questa maniera. Vado a fare una maglia a diritto, vado a fare un'altra maglia a diritto, prendo la prima maglia che ho fatto e la faccio cadere sul davanti in questa maniera. Ho fatto così il mio primo la mia prima la mia prima chiusura. Vado a fare un'altra maglia a diritto e di nuovo prendo la maglia dietro e vado a fare un'altra maglia chiusa. Vado a fare una maglia a diritto e prendo quella dietro e la faccio cadere sul davanti, quindi sto alla mia terza. Vado a fare una maglia a diritto, prendo quella dietro e quindi sto alla mia quarta. Vado a fare una maglia a diritto, prendo quella dietro e quindi sono arrivata alla quinta. E adesso procedo normalmente fino alla fine del ferro andando a lavorare sempre una maglia diritta. Continuo così fino alla fine di questo ferro. Mi raccomando, per chi è taglia M diminuisca di almeno 7, per chi è taglia L di almeno 9-10. Decidete voi, ma sicuramente dovete farne più di 5 come ho fatto io. Allora, sto terminando il giro dove ho fatto la prima calatura per gli scalfi da questo lato. Adesso devo andarlo a fare di nuovo all'inizio per poterlo fare anche all'altro lato. E vado sempre a calare 5 maglie, perché come vi ho detto la mia calatura vanno bene calare 5 maglie, se voi ne dovete calare di più calatene 7, 9 e così via. Mi raccomando, tenete presente che comunque questo filato tende ad allargarsi, quindi non, anche se vedete che, se pensate che sia stretto, non fatene troppe le calature, perché poi va a finire che una volta indossato vedete che è troppo largo. Quindi adesso vado a fare le mie 5 calature, quindi 2 maglie a diritto, prendo quella dietro, e la faccio cadere sul davanti. Di nuovo una maglia a diritto e vado a fare la mia seconda calatura, una maglia a diritto e vado a fare la mia terza calatura, una maglia a diritto e vado a fare la mia quarta calatura,
una maglia a diritto e vado a fare la mia quinta calatura. E adesso continuo a lavorare normalmente facendo tutte maglie a diritte in questa maniera. Bene, ho quindi terminato i miei scalfi. Adesso devo continuare a lavorare così, sempre maglie ferri a diritto, fino ad arrivare all'altezza delle spalle. E io naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto. Quindi adesso mi scrivo qui, sempre sul foglietto, che ho fatto 2 giri. No, scusate, ho sbagliato penna. Allora, 2 giri. Dove ho calato meno 5 maglie a giro. E adesso vado a fare di nuovo conterò di nuovo utilizzando il mio segna giri, il mio contagiri, vi dirò quanti giri ho fatto per poter arrivare all'altezza delle spalle, e a quel punto chiuderemo ancora delle maglie per poter andare a realizzare il collo. Allora, io ho proseguito a lavorare a diritto per 26 giri e dallo scalfo a su, quindi all'altezza delle spalle, misura circa 16 cm, quindi per me va benissimo. Mi raccomando, tenete presente che io ho delle spalle molto piccole, quindi non ho bisogno di scalfi grandi, quindi se voi volete andare sul sicuro, anche se siete una taglia S, fate almeno 30 giri, perché una taglia M ne faccia almeno 33-34, taglia L anche di più, dovete tenere sempre presente questo. Diciamo che per una taglia M va bene arrivare a 18 cm, per una taglia L arrivare anche a 20-22 cm. Adesso io andrò a chiudere un altro po' di maglie per poter creare le spalle e il collo. In questo caso le maglie che vado a calare io possono andare bene anche per una taglia M o una taglia L, a seconda se voi volete il collo largo o stretto. Quindi io andrò a fare il mio primo giro, dove andrò a diminuire 8 maglie, quindi le 8 maglie formeranno la mia spalla. Come vi ho detto, io voglio un collo che non sia molto stretto, quindi 8 maglie vanno benissimo, però voi se volete un collo un po' più stretto potete anche chiuderne 10 o 12, come preferite. Io ne andrò a chiudere 8, quindi dopo aver fatto i miei 26 giri vado a chiudere le mie 8 maglie, quindi una maglia a diritto, un'altra maglia a diritto, prendo quella dietro, vado in quella avanti e vado a fare la mia prima calatura. Vado a fare una maglia a diritto e vado a realizzare la mia seconda calatura. Maglia a diritto e vado a fare la mia terza calatura. Maglia a diritto e vado a fare la mia quarta calatura. Maglia a diritto e vado a fare la mia quinta calatura. Maglia a diritto e vado a fare la mia sesta calatura, maglia a diritto e vado a fare la mia settima calatura, maglia a diritto, realizzo la mia ottava e ultima calatura. E adesso vado a lavorare normalmente tutte le altre maglie a diritto fino alla fine del mio ferro, quindi continuo a lavorare a diritto fino ad arrivare alla fine del giro. Sto per terminare il mio giro dove ho fatto le mie prime 8 calature. Adesso vado a fare un secondo giro e vado a fare altre 8 calature ad inizio del ferro. Quindi prendo il filo e vado a fare una maglia a diritta, seconda maglia a diritta, prendo la prima maglia e la faccio cadere sul davanti. Di nuovo una maglia a diritta, prendo la prima maglia che ho fatto e la faccio cadere sul davanti. E sono a 2. Maglia a diritta, terza calatura. Maglia a diritto, quarta calatura, maglia a diritto, quinta calatura, maglia a diritto, sesta calatura, maglia a diritto, settima calatura, maglia a diritto, ottava calatura. Adesso continuo a lavorare il resto delle maglie tutte a diritto fino alla fine del mio secondo giro. Allora, ho finito anche il mio secondo giro, mi vado a scrivere tutto, ho fatto i miei 26 giri e poi sono andata a calare, ho fatto 2 giri in cui ho fatto meno 8 maglie a giro.
Adesso andrò a fare gli ultimi giri che mi servono per realizzare il collo. Non voglio un collo molto alto, quindi penso che io mi fermerò verso i 10-12 giri, vi farò sapere. Lavorerò sempre a diritto. Terminati questi giri, io poi andrò a fare un altro pezzo uguale a quello sul davanti e poi vi farò vedere dove bisogna cucire i due pezzi per poter creare appunto il nostro smanicato. Allora, io ho fatto 12 giri, quindi adesso posso andare a fare il mio ultimo giro che mi serve appunto per chiudere le maglie. Una volta chiusa la maglia, io andrò a fare la stessa, un pezzo uguale. Ora mi scrivo che ho fatto 12 giri per il collo e quindi andrò a fare le stesse cose un'altra volta in modo da avere il pezzo dietro e poi vi farò vedere come cucirle. Per quanto riguarda la chiusura è normale, come abbiamo fatto anche per chiudere le maglie per gli scalfi e le spalle. Ossia vado a fare sempre le maglie a diritto, una e due, prendo quella dietro, la porto sul davanti e la faccio cadere. Quindi vado a chiudere tutte le mie maglie e poi vado a fare un altro pezzo uguale a quello che ho già fatto. Allora, ho terminato anche il secondo pezzo. Per cucirlo, allora, vedete, io li ho sovrapposti. Andrò a cucire qui sul lato del collo e sulla spalla. Quindi cucirò queste due parti insieme, sia da questa parte che da questa parte. Poi lascerò lo scalfo aperto e cucirò da sotto lo scalfo fino alla fine, sia da questo lato naturalmente che da quest'altro lato. Terminate le cuciture, il nostro smanicato sarà pronto. Quindi ricordate, fatti due pezzi andremo a cucire il lato del collo e della spalla, sia da questo che da questa parte, e poi lasceremo libero lo scalfo e andremo a cucire da qua sotto fino a qua giù, sia da questo lato che da quest'altro lato. Terminata la cucitura, il nostro smanicato sarà pronto.